Ciao Hero, bentornato, episodio numero 28. Ciao Hero, bentornato. Oggi tra l'altro giornata di lavoro, quindi ci siamo fermati un attimo per la fare un podcast. Okay. Ho chiamato lo Ste in sti giorni, ho detto, Ste, ma non c'è niente da fare venerdì. Insomma, avrei da fare questo, perché no, c'è una cosa fighissima. Ed oggi è qui ad aiutarmi a fare il trasloco. Esatto, abbandona la Svizzera, ok, fatto è bello. Infamata. Un paio di cose me le devo portare via anche da qua, quindi ci sta, ci sta. Allora, quindi episodio 28, tra l'altro snocciolati uno dietro l'altro, ridendo e scherzando, siamo partiti a inizio, barra fine agosto, agosto non ricordo, sì, beh, sì, però cioè, un bel po' di puntate sono state tirate fuori. 28 sono un bel numero, una settimana. Inizialmente ho detto, ce la faremo per costanza, invece vabbè, ci siamo. Svizzeri, siamo stati svizzeri proprio su questo. Vediamo se anche i nostri ascoltatori hanno costanza. Cioè, no, in effetti avevamo fatto tipo un piccolo sondaggio per comprendere. Siamo quasi tutti allineati. Beh, di cosa parliamo oggi, Ste? Oggi riapriamo una cosa che avevamo fatto un po' di tempo fa e quindi sarà l'episodio, diciamo, numero 2 del domande e risposte. Domande e risposte. Sempre... Perché capitano spesso alcune domande ricorrenti, esatto. Quindi non, magari su una singola domanda non riusciamo a fare un intero podcast perché non si può argomentare per tot tempo, però si può fare un agglomerato di domande alla quale andremo a rispondere. Questa è una di quelle. Bene, quindi partiamo. Andiamo a riprendere, alcuni ci hanno fatti sotto alcuni post che abbiamo fatto, altri ci scrivono in privato e oggi abbiamo raggruppato quel po' di domande da mettere giù. Iniziamo con la prima, la vuoi leggere tu, Ale? Allora sì, dice il nostro caro ascoltatore alla rubrica del cuore. Che bello. Allora, a parte gli scherzi, questo è interessante. Quando, parlando ad amici e conoscenti di investimenti, vedo muri di ignoranza, dopo 5 minuti cambio discorso e chi se ne frega. Ma quando si tratta di familiari, il discorso cambia. Mi fa male non poterli aiutare a migliorare la loro situazione finanziaria, soprattutto a persone che magari hanno diversi capitali fermi sui conti correnti e sono persone con cui passi i momenti migliori della tua vita, ma hanno insomma una mentalità tradizionale, quindi non sono persone aperte agli investimenti. Quando gli parlo di investimenti, magari queste reagiscono anche male. Insomma, come si può fare a farli cambiare idea? Allora, il cambiamento, parto subito col punto che non bisogna pressare una persona, ovvero il cambiamento, se avviene, poi scatta qualcosa nella testa del target, non so come anche comunque dalla persona alla quale vuoi cambiare un attimo mentalità. Questo perché? Perché sulla struttura mondiale, proprio a livello sociologico, le persone le possiamo suddividere in due grandi categorie. La categoria dell'investitore, nel quale all'interno possiamo trovare qua nella community investiro diverse persone, ma la percentuale più grossa in realtà punta al risparmio, quindi la percentuale più grossa in questo mondo sono i risparmiatori, sono i cacciatori di offerte, quindi ma soprattutto tu vai in giro, quello che vedi di più è... trova lo sconto, non so, tipo al supermercato, quest'altro, e siccome è capitato anche a me, ma lo vedo anche su altre persone, c'è proprio questo gusto nel dire all'altra persona, ah, ho preso questo volo in sconto, ho risparmiato il 40%, si fa quasi una asta al ribasso di quanto si è risparmiato. Questo, tra l'altro, se posso aprire una parentesi, è una situazione che va proprio contro alla parte economica vera e propria, perché poi chi è che può andare a proporre questi sconti qua? I big del settore. Quindi il paradosso, poi viene fuori il paradosso della casalinga che va a comprare sempre ai supermercati di grande distribuzione e poi si lamenta che magari la gastronomia sotto casa va a chiudere. Se tu non vai più a spendere alla gastronomia sotto casa, è naturale che la mandi in fallimento. Certo. Chiusa questa parentesi qua di paradosso che la persona va a cercare sempre il risparmio e poi per assurdo va a mandare alla rovina le entità più piccole. Come fai a cambiare la mentalità di una persona alla quale ci tieni? Non andare a pressare, parti con il farti vedere in maniera propositiva quello che stai facendo, magari dare risultati alla mano, ma sempre senza pressare, nel senso puoi raccontare di uno degli ultimi investimenti che hai fatto, riporti in ambito storico quello che è successo magari nell'ultimo anno, un po' puoi prendere spunto anche dei podcast che facciamo, perché spesso sono dei momenti nei quali andiamo a condividere delle nostre esperienze di vita, quindi ne parli di questo non solo in termini di numeri,
ma anche e soprattutto in termini umani, cioè fai comprendere che oltre alla parte di denaro, quello che ha fatto il grosso è anche un cambiamento psicologico nella tua mentalità, fai vedere che hai anche altre vedute al di fuori del denaro. Facendo così ti devi dimostrare veramente appassionato di questo e devi trasmettere questa passione automaticamente, non tutti, perché di certo non riuscirai a prendere tutti, però buona parte delle persone a te care possono iniziarti a seguire o comunque a essere un minimo interessate a quello che stai facendo e magari chiederti qualche informazione su un possibile investimento, su una nuova opportunità che sta uscendo e così via. Io la vedo così. Sì, io sono assolutamente d'accordo, soprattutto sull'ultimo punto, in quanto come faccio a cambiare, tra virgolette, queste persone? Intanto è difficile che una persona magari, insomma, metta anche in discussione anni e anni della sua vita, perché spesso vuol dire fare dei cambiamenti estremi di mentalità, perché non hanno fatto un passaggio, quello che abbiamo visto nei podcast precedenti, quindi sui i nemici, i grandi nemici del denaro, magari queste persone ancora non l'hanno fatto, ed è chiaro che siccome li vogliamo bene vorremmo vederlo in un percorso con noi, e quindi come possiamo fare? Influenzandole in maniera passiva. E il paradosso, e qua mi rifaccio al paradosso, è proprio che le persone al quale vogliamo più bene, che sono più vicine a noi, probabilmente saranno le ultime ad accettare e a comprendere il nostro cambiamento, perché per diventare investitori o imprenditori noi dobbiamo cambiare psicologicamente, cambiare a livello di mindset, diventare persone migliori. Il denaro lo traiamo in base a quanto migliori siamo diventati nella nostra vita, e paradossalmente le persone più distanti saranno le prime a vedere questa situazione. Le persone più vicine, avendoti sempre al tuo fianco e magari avendo creato anche più in maniera radicata un'opinione su di te, che magari è positiva ma non è quella dell'investitore, sono quelle che ci metteranno un po' di più a dire sì, oggi è diventato investitore. Come si fa? Con l'esempio. Quindi semplicemente magari è bene parlarne, quindi non tenere mai niente per segreto, ma neanche osannare l'investimento come ho scoperto l'acqua calda, sennò sembra il paradosso opposto e le persone vicine a noi si chiudono. Invece dobbiamo farlo vedere con i risultati, quindi tenere al corrente le persone a noi vicine, farli comprendere che più che a livello economico, perché magari chi si avvicina all'inizio non ha ottenuto risultati economici straordinari, magari piccoli risultati economici, però far vedere che intanto c'è interesse, che questo ci sta portando a diventare persone migliori, e se quando iniziano invece ad arrivare i primi guadagni magari condividerli con loro, cioè senza farglielo pesare, dire ah, hai visto questa cena, te l'ho pagata con quei soldi lì. No, iniziare a fare un piccolo gesto, poi le persone ci vedono che siamo diventati persone migliori, ci vedono che abbiamo ottenuto delle skills migliori, magari abbiamo guadagnato anche un atteggiamento insomma più maturo, più adulto, più professionale, perché l'investimento ti porta spesso a quello, a diventare una persona migliore, e allora inconsciamente, influenzando le persone, anche loro inizieranno a farsi influenzare. Capiterà una mattina che accadrà il miracolo, che inizieranno a chiedervi ah, ma raccontami un po' quella cosa che mi dicevi qualche tempo fa, perché sai, ti vedo meglio e quant'altro. E capita proprio così. Io paradossalmente ho iniziato ad investire 5-6 anni fa. Il primo anno ho fatto l'errore di dire ai miei genitori, quando vivo ancora con i miei genitori, no, io vibro di investimenti, quando ancora non guadagnavo nulla, e lì la presa in giro, non ce la puoi fare, ogni tanto la battutina, insomma era pesante, era meglio se stavo zitto. Poi man mano iniziavo a guadagnare e ormai il danno era fatto, ormai era tardi, era difficile farli cambiare idea, iniziavano a pensare sì, ma sarà per poco. Poi sono iniziato ad andare a vivere da solo, ho comprato l'auto, ho comprato casa, ho comprato un po' di situazioni, allora è diventato reale. Ma prima che se ne accorgessero i miei genitori e lo accettassero, lo avevano accettato con tutti gli altri, cioè il resto del mondo lo aveva capito mesi, anni prima, i miei genitori per ultimi. Ma non perché sono cattivo, perché non credono in te, l'opposto, è che si sono fatti magari un'idea più radicata di te, e quindi hanno bisogno di più tempo per condividere la soddisfazione. E mi viene in mente anche in campo amicizia, mi è capitata la stessa cosa, dove magari all'inizio si faceva presente determinate situazioni, però fino a qualche mese prima con queste persone al bar si parlava di tutt'altre cose. E poi arrivi a parlare di investimenti, la persona si spaventa perché comunque ha costruito un altro rapporto con te, non quello specifico degli investimenti. Però cos'è che è successo? Questa cosa ne parlavo nel 2014-2015, cosa è capitato poi nel 2017 e 2018, tuttora inizio 2019? Che piano piano qualcuno arriva e dice: ascolta, ma ho visto che ormai sei da diversi anni qua.
non è un percorso che riesci a farlo da un momento all'altro, quindi sono passo dopo passo, mese dopo mese, se non anno dopo anno, in questo caso arriva poi l'interesse, si manifesta e le persone iniziano a chiedere, ma è normalissimo. E sono proprio i risultati, poi parlano di risultati, cioè, senza farli vedere in piazza, proprio perché diventi una persona migliore. Sì. Quindi passiamo anche alla domanda successiva, che è molto interessante, che entra un po' nello specifico del settore tassativo, del settore fiscale, del quale poi dedicheremo anche una serie di podcast apposti, però qua è essenziale farlo presente. Allora, per chi ha investito nella startup, allora, cosa succede? Noi normalmente InvestHero alla fine è, vediamo come un diario, noi mostriamo quello che stiamo facendo. E poi alcune persone interessate ci chiedono, ma ascolta, ho visto questa situazione, mi piacerebbe comprendere cosa avete fatto. In questo caso questa persona che ci segue ha visto che noi abbiamo investito in una startup non solo negli ultimi mesi, ma già precedentemente negli scorsi anni. Negli ultimi 2-3 anni. Esatto. E quindi chiede, cioè, siccome questa startup sta andando particolarmente bene e il margine già inizia a essere interessante, chiede appunto nei prossimi anni, nel momento in cui si vadano a prendere gli utili di questo investimento, per non perdere una parte importante di questo investimento in tasse, cosa bisogna fare? Quindi come si può pagare il minor, come si può ottenere la minor pressione fiscale su questo investimento? Perché poi fa anche un esempio a livello di numeri, dice che potenzialmente si potrebbe arrivare ad avere 250.000 euro con un investimento di 20.000 euro indicativi. Sì. E facendo i conti su questo, se uno è residente in Italia, 50.000 euro vanno a finire nelle tasche del fisco, che ci può stare come cosa. Però se uno vuole massimizzare il tutto, chiede come ottimizzare, come poter fare questo. Partendo dal punto che la parte tassativa e fiscale avrà una sbominatura a sé, mettiamola così, per rispondere a questo a me viene anche abbastanza sulla buona da dire, se un investimento ti ha portato ad un ROI così alto, lasciare anche 50.000 su 250 partendo con 20.000, dai, la puoi far passare come cosa, nel senso... ti può non pesare, però a monte di tutto ciò io mi ritrovo con una situazione particolare, ovvero da diversi anni, siccome non abito più in Italia, non sono residente in Italia, in quanto sono quasi sempre in giro per il mondo, ho iniziato a comprendere dove potevo rendere la mia residenza fiscale migliore per evitare di pagare uno sproposito in tasse. Facendo così ho fatto alcuni investimenti sulla mia persona fisica che risiede in uno stato della comunità europea, io risiedo comunque in Bulgaria, e così come le mie società che ho fondato sono anche lì in Bulgaria e alcune hanno delle compartecipazioni in alcune azioni, tra cui anche la startup della quale si andava a parlare. Facendo così parto con l'idea di abbattere un minimo di struttura fiscale, in quanto poi io in Italia vengo ogni tanto a trovare i miei genitori, vengo ogni tanto a qualche evento, quindi faccio la parte da turista e di conseguenza non vado a godere dei servizi come può essere il Servizio Nazionale Sanitario e altre cose. Quindi facendo così mi posso appoggiare al mio stato di residenza e abbattere la struttura fiscale. Se proprio ti vuoi portare avanti, già in questo periodo devi iniziare a guardare dove poter posizionare la tua figura fisica e anche la tua figura operativa, quindi la tua figura societaria. Come sì, ovviamente sempre comprendendo prima se è lo stile di vita che veramente ti interessa, perché sì, molti magari guardano solo le imposte, però magari gli piace l'Italia, gli piace il paese, o hanno affetti in Italia che non vogliono abbandonare, e quindi in quel caso non si può fare. No, su quello non lo puoi fare e niente, e incassi la questione dicendo devo pagare il 26%. Che e, ci sta, che comunque assolutamente è fattibilissima come cosa. Poi immaginato, quindi che ci aspettiamo interessante. Io sono abbastanza d'accordo su questo aspetto, nel senso che ne parlavamo proprio qualche giorno fa, io mi sono organizzato in maniera abbastanza simile. Come sai, ho diverse situazioni, ho una società che organizza i miei investimenti all'estero, che quindi è la mia holding estera, e una parte delle quote l'ho ceduta, l'ho acquistata con la mia holding estera, una parte con la mia società italiana e una parte sulla mia persona fisica. Cosa è successo? Che adesso magari supponiamo che io abbia, facciamo a titolo di esempio, 30.000 azioni di questa società, bene, 10.000 sulla persona fisica, 10.000 sulla holding internazionale e 10.000 sulla società italiana. Questo
e ci auguriamo, se un domani dovessero arrivare ai risultati che ci aspettiamo, vuol dire avere magari 150.000 euro sulla società italiana che li utilizzo per fare investimenti o per ricapitalizzare la società, una parte sulla mia persona fisica, che sono i soldi che posso destinare anche alla vita, quindi che posso spendere, insomma, che mi posso godere, una parte invece sulla holding estera, che è quella che in questo momento gestisce i miei investimenti internazionali. Poi magari, visto che è una domanda che spesso qualcuno mi fa, quando parleremo e faremo la saga della fiscalità, raccontiamo un po' anche come siamo strutturati, i danni che abbiamo fatto, i casini che abbiamo combinato, che ne abbiamo fatte di ogni, che sconsigliamo, per poi arrivare ad avere un'organizzazione che ha un senso col crescere dei fatturati, chiaramente. Quindi io l'ho organizzata così, l'ho divisa per tre. Secondo me ci sta per quella che è la mia idea di business, e te dovresti comprendere, magari chi ci ha fatto questa domanda, se l'interesse è nella propria vita all'estero, perché magari si vede in Spagna, perché ama la Spagna, allora crea una struttura magari alle Canarie che si sta abbastanza bene, oppure in altre località. Ebbene, ci sono stati in cui si può pagare zero, io ero in Svizzera, pagavo lo zero di capital gain, adesso sono in Italia, anche io sono sottostato al 26, insomma ogni regione, ogni stato ha le sue dinamiche, però vanno viste partendo da un'analisi su se stessi, cioè troppo spesso si guarda solo l'imposta. Assolutamente, che non è il tutto, devi guardare il complesso. Sulla domanda successiva è molto interessante, rapida, veloce e indolore, ovvero... Spara. Che progetti futuri avete per Invest Hero? Semplice più o meno, nel senso che... No, ma nel senso che era corta, rispetto a tutte le altre un po' più articolate. La prima era un bel poema, sì, però questa qua è più diretta, eh? E quindi va... Che progetti abbiamo per Invest Hero? Che progetti abbiamo, Ste? Che progetti abbiamo? Cosa combineremo qua? Invest Hero è nato veramente per creare un ecosistema dove l'investitore si possa trovare a suo agio, nel quanto avete visto anche voi, che uno si ritrova un po' scomodo, parla con amici, familiari, parenti e tutti gli vanno un po' a remare contro. Invece in questo ecosistema tutti si può parlare liberamente di quello che succede. Sì, un ambiente protetto per chi inizia e per chi è già investitore. Poi ci faceva piacere andare a condividere le nostre esperienze per tornare utili a qualcuno, così il titolo totalmente gratuito. Però Invest Hero, andando avanti, abbiamo visto che molte persone della community vorrebbero iniziare delle attività con noi. Sì. Quindi stiamo cercando di prendere questa richiesta e creare uno strumento apposito per poter dare una mano anche alle persone che vogliono collaborare con noi, per creare una, perché no, anche una struttura societaria insieme, un progetto più ampio di una singola community come questa. Sì, sì, Invest Hero, diciamo che inizialmente è andato molto a caso, ormai lo sanno tutti, poi però ci ha messo lì e ha detto, cavolo, la gente ci segue, la gente è interessata a quello che facciamo, a quello che combiniamo, ai nostri errori, ai nostri successi e a dove investiamo, e questo è interessantissimo. Infatti riceviamo, penso che abbia ricevuto 20-30 messaggi di persone che ci dicono, cavolo, ma come faccio ad investire in questo, mi aiuti te, posso investire con te? E quindi da qui è nata l'idea, cavolo, le persone ci seguono, sono interessate ad investire, vogliono davvero migliorare, come possiamo fare per darle sempre di più? Intanto continuare questi podcast sono a titolo completamente gratuito e ad oggi sono il miglior corso che esiste in Italia sugli investimenti, quindi goditelo, tu che ci ascolti, godetevelo e continuare, quindi continueremo a fare formazioni su questo aspetto, creeremo una community sempre più affiatata per dare alle persone sia che iniziano che gli investitori che sono già in essere, quindi già investitori professionisti, di trovare un ambiente in cui si sentono a loro agio e dove possono trovare informazioni di qualità, perché spesso la differenza la fanno le informazioni di qualità. L'altro giorno parlavamo con degli amici che hanno appena investito in un ETF perché ci ha raccontato come secondo loro la situazione futura potrebbe andare in determinate direzioni, ha detto cazzo figo, lo faccio anch'io, lo posso fare, e l'ho comprato anch'io. Vedremo, per questo magari lo approfondiremo sul gruppo nei prossimi giorni, però è una cosa interessantissima, cioè le persone, le informazioni, quindi la community, continuare a dare informazione gratuita e poi cercare di andare incontro a tutte quelle persone che vogliono iniziare un percorso più pratico con noi, e quindi stiamo strutturando alcuni strumenti, stiamo ragionando su alcuni aspetti e presto, già anche molto presto, ci saranno delle novità veramente esplosive, nel senso che rivoluzioneremo completamente Invest Hero, lo renderemo sempre più pratico e daremo l'opportunità sia chi inizia sia chi è già investitore di far parte in maniera proprio pratica di questo progetto e di iniziare anche a monetizzare insieme a noi. Si andrà a collaborare insieme. Accenniamo questo, poi nello specifico ne parleremo nei prossimi mesi, però ci siamo, insomma, stiamo aspettando un po' che si maturi la community per poi esplodere tutti insieme. Comunque già oggi
è una delle community di investitori più grandi d'Italia. Cioè, verissimo, verissimo, nel quale si fa formazione gratuita, ma soprattutto ampia informazione, che è la cosa più importante. Altra domanda interessante, che potrebbe riprendere un po' il concetto di una delle precedenti, siccome io mi occupo anche di tax planning internazionale, quindi andare a comprendere qual è la situazione migliore per la tua società, per abbattere il regime tassativo, stando comunque nella legalità, mi capita spesso persone che mi vengono a chiedere: ok, io sto avviando il mio progetto, sto avviando la mia società, voglio comprendere dove aprire, perché se apro qua in Italia mi vengono segate le gambe con la SRL o dei costi di gestione troppo alto, queste cose qui. Quindi è questa proprio la domanda: dove apro la mia struttura societaria per cercare di rendere il più leggero possibile la pressione fiscale? Allora, qua dobbiamo fare a monte una piccola premessa. Non aprire nulla prima di aver incassato qualcosa. Cosa si intende? Siccome noi l'abbiamo già provato anche sulla nostra pelle, abbiamo detto: ah, cazzo, questo progetto qua ne abbiamo combinato di tutto. Noi siamo partiti, io ricordo, 2014, qualcosa del genere. Abbiamo fatto dei danni straordinari. Siamo partiti dicendo: cazzo, questa idea è fighissima, funzionerà sicuramente, non possiamo aprire l'Italia. Allora abbiamo Olanda, Malta, le abbiamo provate tutte, speso un'infinità di soldi, e poi il progetto sì, è andato, ma se stavamo in Italia risparmiavamo. No, esatto. Perché ha un costo, che ha una struttura seria. Assolutamente sì. Allora, il punto è: uno, avvia, nel senso, fai partire il tuo progetto e vedi un po' come va, perché magari non andresti neanche a ROI con quello che stai facendo. Da lì capisci che cosa fare. Anche qua ne parleremo nello specifico negli episodi sulla fiscalità. Devi solo sapere che se stai avviando il tuo progetto così a inizio anno, hai tempo fino al 28 giugno prima di spostare la tua residenza al di fuori del territorio italiano. Questo è interessante perché se stai ricevendo dei redditi su questa prima parte dell'anno, poi comunque puoi riuscire ad adattare un pochino la situazione. L'altra cosa importante è che se il tuo business ha come target, come pubblico prevalente italiano, mi dispiace, ma devi restare in Italia, non c'è storia, perché è lì il tuo core business, e quindi se vai ad aprire una società all'estero per lavorare sull'Italia non ha senso. Cioè, nel senso, sì, deve essere già un business organizzato a livello internazionale, ma quindi magari vendi italiani e spagnoli. Allora, io mi ritrovo con la mia società aperta in Bulgaria, ne ho più di una, ma lavoro sia sul territorio bulgaro, sul territorio italiano, sul tedesco, sul francese, sullo spagnolo e l'inglese, quindi capisci che ho una che flessibilità operativa, certo. E ho scelto, a parte che non sto nello stesso stato per tot tempo, cioè sto un po', mi capita ogni tanto passo in Italia, ogni tanto torno in Bulgaria, torno alle Canarie, quindi non avendo una posizione stabile non necessito veramente di stare fisicamente in uno stato, facendo così anche perché il business lo permette, no? Noi non sappiamo di che attività sta parlando, esatto, la domanda, ma io sì, ti parlo del mio punto flessibile, voglio aprire un salumiere dove devo aprire la società, no, quello c'è poco da fare. Ah, guarda, ho visto che l'investimento per fare la pizzeria mi va bene qua, apro la pizzeria a Milano però con la società in Bulgaria. No, sarebbe bello, non si può fare. Allora, quindi punto numero uno: comprendi qual è il tuo pubblico target. Punto numero due: comprendi se necessiti della tua figura fisica nonché operativa sul territorio italiano, e inizia a fare delle prove. Da lì capisci cosa fare. Poi nelle puntate specifiche sulla fiscalità parleremo delle varie strutture italiane, quindi dalle strutture personali a quelle di capitale, le varie SRL, SPA, e poi passeremo anche a quelle estere per comprendere un attimo dove muoversi. Sì, sì, però prima inizia a portarti a casa qualcosa e poi ti preoccupi come giustificarlo. Cioè, parti, vedi come va, spingi al massimo, non preoccuparti del fatturato. Quando inizia ad esploderti il business tra le mani, ma veramente, perché pensavi di fatturare 50.000 euro, se è 200-300.000 euro, ok, in quel momento ragiona. Se il business è un business mordi fuggi, allora probabilmente non è neanche la pena andare a strutturare una struttura complessa, ma ne crea una più smart. Se invece è un business duraturo, allora nell'anno successivo, anche nell'anno in corso, inizi a ragionare su questa cosa,
ma spesso molti fanno l'errore, o comunque sentiamo un sacco di persone che ci chiedono: voglio iniziare, però in Italia ho sentito che si spende tanto. In realtà in Italia, se si fa una pianificazione fiscale, può avere un senso, può essere vivibile, si può fare, però serve una certa cultura fiscale. Però che ci chiedono: guardi, vorrei aprire all'estero perché in Italia. Allora noi gli chiediamo sempre: bene, ma quanto pensi di fatturare quest'anno? Ma sono appena partito, 20-30 mila euro. Cazzo, sei in Italia, 20-30 mila euro, fa un forfettario, fa il regime dei minimi, fa il cazzo che è, ma cosa apri fuori che ti costano 10 mila euro soltanto per la residenza, su una casa, stare, cioè non ha senso. Ma anche perché poi per la pianificazione fiscale fatta ad hoc devi pagare degli specialisti. Consulenti, fiscalisti, che hanno dei loro costi, cioè hanno dei loro costi. E il più delle volte queste domande vengono fatte alle persone che sono agli inizi, che hanno anche capitali ridotti, che non possono permettersi determinate consulenze. Allora, abbiamo speso, io facevo il calcolo, penso che negli ultimi anni 30.000 euro di consulenti fiscali, cosa incredibile. Solo consulenze, senza questioni di comprendere apertura società, quanto costa il notaio, solo consulenza. Sono state spese queste cifre qui, quindi... tra l'altro poi nelle puntate di fiscalità ringraziateci, perché vi stiamo tra virgolette non risparmiando 30.000 euro, perché poi li spenderete qualcosina, però magari non arriverete a spendere come noi 30.000 euro, ma 10.000, perché avete già un'idea su dove e cosa già evitare il 70% delle cazzate che abbiamo fatto quest'anno. Va bene. Comunque, altra domanda successiva, questa cosa è simpatica perché ci sono delle persone che ci seguono anche su altri canali social, tipo ci hanno visto che siamo andati in TV, ci hanno visto che ogni tanto organizziamo degli eventi e ci fanno la domanda: ma abbiamo visto la confraternita, che cos'è questa cosa? Da dove è uscita? Perché esiste? La confraternita è un po' l'alter ego di investire, sotto un certo punto di vista. È più fisica come cosa. È più fisica ed è accessibile a un po' più target, tra virgolette. Nel senso, la confraternita che cos'è? È un evento che noi da 20 mesi, più o meno da 20 mesi organizziamo a Milano, l'abbiamo fatto a Roma, insomma spesso in Italia comunque, dove invitiamo amici, imprenditori, liberi professionisti, investitori, freelancer, start-upper. È una serata in cui beviamo, mangiamo qualcosa, stiamo insieme, ognuno racconta quello che fa, quello che cerca e insomma quello che può offrire la comunità, e poi successivamente nasce il networking. Come è nata? È nata in maniera molto semplice: eravamo tra amici, stai sempre in giro, io sono sempre in giro, altri amici sono in giro per l'Europa, sono sempre occupati, e mi hanno detto: cazzo, ma troviamo il modo una volta al mese, un giorno al mese, di esserci tutti, ad aggiornarci. Ed aggiornarci perché? Perché come in investire, se magari una persona, un altro imprenditore ha già fatto dei percorsi, è già arrivato agli step in cui voglio arrivare io, oppure ha già fatto degli errori che vuole condividere con me, andiamo tutti più veloci. E nasce con quell'obiettivo. Quindi è nato che eravamo 7-8 amici imprenditori, amici che hanno dei fondi, amici che hanno delle start-up, agenzie immobiliari, insomma in tutti gli ambiti in cui si possono fare soldi, c'è cioè veramente di tutto. Ci siamo trovati, poi l'evento è stato talmente figo e il valore aggiunto talmente importante che ognuno ha iniziato a parlare con persone che reputano di valore, che possono contribuire alla community, e così oggi una volta al mese siamo 60-70 persone tra investitori, imprenditori, freelancer, di tutto, che sono interessati, o anche i dipendenti che sono appassionati a questo mondo e cercano un mentore, comunque delle idee. Sì, cercano una via di fuga da quello che stanno facendo continuamente. Sì, magari qualcuno si chiede: ma io come faccio a partecipare? Intanto, se stai ascoltando questo podcast, vuol dire che già l'evento probabilmente fa per te, perché o sei un investitore o una persona in cerca di opportunità. E niente, per partecipare basta che cerchi la confraternita su Facebook e ti iscrivi e basta. Insomma, sì, quando volta c'è l'evento arriverà la notifica. Non ci sono costi, non c'è nulla, è un modo per farlo. Vieni lì, si paga il cocktail e si fanno due chiacchiere. Prendi quanti cocktail vuoi, paghi ogni cocktail. È la nostra società di volontariato, dai, la nostra onlus imprenditoriale. Sì, è il circolino. Il circolino degli imprenditori. Sì, bello. Tipo i combattenti, sembra il circolino, quelli che si prendono il bianchino che ha 70 anni. Sì, esatto. Con un'età totalmente differente, perché anche quella era nata come idea. 20-30 anni siamo, sì. Tutti giovincelli. Vabbè, comunque. Altra domanda, prima di andare in chiusura, che tra l'altro abbiamo superato, ormai vedo la mezz'ora di registrato. Alla fine ci perdiamo sempre a chiacchierare. E, allora, una persona che all'inizio chiede: ma secondo voi è meglio che mi vada a focalizzare su investimenti che mi diano un capital gain o un qualcosa che mi possa dare un cash flow, quindi una ricorrenza mensile e non un qualcosa di una tantum?
Anche qui, dal mio punto di vista, la risposta è dipende. Dipende da che cosa? Dalla tua mentalità, dalla tua forma mentis, che ti fa sentire meglio. Allora, da una parte il capital gain è interessante perché a singola operazione puoi trarne subito beneficio. Il più delle volte il cash flow, invece, mettere a rendita qualcosa, cercare una ricorrenza, può richiedere un periodo di rodaggio non indifferente. Quindi io sono sempre del inizi, provi, fai 50-50, vedi qua con quale dei due ti trovi, uno più a tuo agio, due ti senti più portato, e su lì ci inizia a martellare la testa. Non ti posso dare una risposta diretta, vai subito di qua sul capital gain, perché non ti conosco direttamente come persona, come tue caratteristiche a livello psicologico, nei modi di fare, però provali tutte e due veramente. Tieni una parte dei tuoi capitali, li investi sulla parte di capital gain e un'altra sulla parte di cash flow, e da lì vedi quali risultati ottieni, vedi con quale dei due ti senti più a tuo agio e inizi a lavorare, a focalizzarti su quello. Quindi provi e vai. Sì, io sono completamente d'accordo, nel senso che dipende, è proprio, cioè la risposta è dipende. Ormai non esiste un'assoluta. Rispondiamo a tutte le domande, dipende chi ha il podcast, sì. Però no, è la verità, nel senso che ognuno persegue uno stile di vita diverso, c'è chi vuole arricchirsi perché si sente più sicuro anche avendo capitalizzazione ferma e dice vabbè, io voglio arrivare a 2 milioni, non lo so, e poi investo, da 2 milioni inizio a investire perché è semplice, una volta che 2 milioni mi compro 7-8 appartamenti, vivo di rendita, sono a posto, oppure ho budget per aprire società, creare brand, ci sta, sì. È un'idea. Oppure qualcuno dice, beh, ma a me non mi interessa avere tutti questi soldi, mi basta avere 50.000 euro da parte, 20.000 euro da parte, ma 5.000 euro di rendita, perché io con 5.000 euro sto alla grande, la mia famiglia è contenta, io sto contento, posso fare quello che mi pare, alla fine con 5.000 euro stai bene, se sono automatici, ebbene, allora magari una persona inizia solo dal cash flow. Personalmente io ho fatto il contrario, cioè quello che dicevamo all'inizio, io sono partito solo dal capital gain e questo è il mio primo anno in cui metto a rendita. Okay. È il mio primo anno in cui metto a rendita, nel senso che ho fatto i primi 4 anni, visto che sono partito col capitale zero, a lavorare sul mio capitale, cioè a fare investimenti magari anche più rischiosi o aprire società che sapevo essere magari mordi e fuggi, quindi che ti permettevano di capitalizzare tantissimo perché lanciavi una campagna di affiliazione oppure un e-commerce che sfruttava un trend, ma poi sapevi che sarebbe finito, però ti faceva fare un sacco di capitale e lì vai a ragionarci, perché se vuoi creare un e-commerce, magari se parliamo l'ambito digital, che sai che duri, punti su una nicchia evergreen, magari ci metti più tempo a posizionarlo, sì, ma fai una rendita completamente, mentre alcune nicchie come quelle che abbiamo scalate noi, tu parti per 6 mesi per un sacco di soldi, ma poi muore, non la caga più nessuno. E sono delle scelte, perché comunque il tempo impiegato è lo stesso, per da una parte trovarti tanti soldi e più niente in mano, dall'altra trovarti magari meno soldi ma una rendita, uguale con gli investimenti, cioè lo sforzo per comprare una casa e rivenderla, quello per comprare e avere una casa e metterla in affitto o fare sublocazioni, insomma varie dinamiche per avere rendite immobiliari, è lo stesso lo sforzo. Quindi bisogna fare una scelta, bisogna capire quello che si vuole dalla propria vita, dal proprio stile di vita, in base anche all'età spesso questo cambia, e poi iniziare a perseguire una strada magari anche ibrida. A me l'idea ibrida piace, però per come sono io, che non voglio lavorare sul cash flow ma investire a livello di cash flow, ho detto beh, faccio prima un bel po' di soldi, comunque una cifra sostanziale di denaro, per poi metterla a reddito, perché è più semplice, perché quando hai un po' più di soldi puoi permetterti anche paradossalmente di comprare una casa a un prezzo leggermente superiore, perché tanto va bene, sì, sei disposto a farlo, è diverso, cioè cambia completamente. Quindi io preferisco perdere in questo momento un po' più di tempo per fare capital gain e poi investire magari anche a un prezzo superiore in cash flow, mentre magari qualcuno preferisce l'opposto. Io sono fatto così, insomma, ho preferito prima mettermi al sicuro, al riparo, perché per me la certezza più che dalle rendite viene da o da parte x migliaia di euro, e va bene, però è proprio personale, proprio anche quando parliamo del termostato finanziario, tu mi dici io sotto questa cifra, vabbè, non so, 20-30 mila euro, mi sento in difficoltà, uno può dirti, ma io sotto 500 mila euro sono in difficoltà, uno può dirti, a me che ho in banca 2000 euro, e basta, ma ho 5.000 euro di rendita, mi fa felice, non me ne fotte un cazzo, va bene. Mentre qualcuno può dirti, no, preferisco avere poca rendita ma tanta liquidità. Bisogna sentirlo, e per sentirlo bisogna provarlo. Fai provare, provare. Viene in mente proprio quello che dicevi tu sul il capitale emotivo. Cioè, sì. Sotto un certo punto di vista, anche qui è sperimentare.
Sì, devi continuare a provare, l'avrò detto, lo continuerò sempre a dire, prova, sbaglia, sbaglia meglio, cioè è alla base della crescita sulla parte della vita, non solo su questo, ma anche in campo di investimenti. E se magari prima fai una riflessione, così eviti di lanciarti subito a capofitto, perché un tuo amico pure in un podcast hai sentito, cavolo, investire in immobili per comprarli e vendere figo, lo faccio anch'io, quando magari invece la tua vita è, o il tuo stile di vita ideale, avere immobili a reddito, quindi perché lo rivendi, l'hai comprato bene, metti in affitto. Comunque, bene, abbiamo fatto una bella carrellata oggi. Sì, assolutamente, abbiamo toccato diversi argomenti, speriamo di aver risposto, di essere stati di aiuto al maggior numero di persone. E comunque, rinnoviamo gli inviti per entrare a far parte della community di Investiro, nella quale proprio parliamo di questi argomenti in maniera continuativa tutte le settimane. Quindi troverai qua sotto, a seconda della piattaforma che stai seguendo, il link per andare al sito, oppure digita www.investhero.it. Ti iscrivi gratuitamente alla community e qui all'interno troverai tutti i contenuti su qualsiasi ambito degli investimenti. Quindi, Hiro, che dire, ci sentiamo al prossimo podcast e intanto ti auguriamo una buonissima giornata. Ciao ciao! Ciao!